Buongiorno a tutti, giovedì della seconda settimana di Pasqua. La liturgia continua ad accompagnarci con il Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 3, i versetti dal 31 al 36. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Senza misura egli dà lo Spirito. In questo cammino, dopo Pasqua, la Chiesa ci accompagna con la promessa di qualcosa di grande, del dono dello Spirito. Già intuiamo che dopo il battesimo della notte di Pasqua c'è un dono che deve attecchire, che va preparato, va accolto profondamente. E qui si toglie un dubbio: fino a che punto Dio darà questo dono? Fino a che punto Dio dà la sua vita? Fino a che punto? Ecco, oggi ci viene detto senza misura egli dà lo Spirito. È come un torrente in piena, non si può fermare, arginare, non ha limite questa sorgente. E cosa vuol dire per noi? Che questo dono alimenta la nostra vita, ci permette di amare senza misura. Siamo amati senza una misura, senza un freno da parte di Dio, senza un dire ma fino a qua poi vediamo, ma come, con se e ma, che sono la nostra categoria di solito per amare. Se quell'altro fa in questo modo, allora gli posso voler bene. Fino a questo punto sì. No, Dio è senza misura nell'amore. Dio senza misura dona il suo Spirito, vuole alimentare la nostra vita, la nostra capacità di amare, la nostra capacità di donare quello che siamo e quello che da Lui proviene. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutto ciò che siamo, senza confini. Questo non diventa però la misura del nostro spenderci solamente, ma anzitutto della possibilità di accogliere e di continuare a tornare a questo spirito che ci viene donato, di restare dentro a questo spirito che ci viene dato, di rimanere dentro all'amore, di rimanere dentro a una vita che anche laddove è provata, dove è ferita, dove trova le contraddizioni della storia, delle persone, non si ferma, ma ama. Ama anche laddove l'altro non accoglie, anche dove l'altro mi si chiude di fronte all'amore, mi ferisce, anche dove c'è bisogno di perdono, anche dove c'è bisogno di tante di quelle cose che noi non saremmo in grado di fare. Senza misura dona lo Spirito. Questo senza misura che ci viene dato con assoluta larghezza, questo dono che continua a rigenerare vita nuova, vita eterna dentro di noi. E allora lo chiediamo, lo accogliamo e lo invochiamo.